adesso vicino a lui Götze e anche Tuta, magari per cercare di distrarlo. Controllo VAR, il corso ma forse già terminato, vediamo. Dato concessione della calcio di rigore, va a richiamare Trapp a riportarlo sulla linea di porta, anche a catechizzarlo l'arbitro portoghese Diaz. Momento importante del primo tempo sullo 0-0, un calcio di rigore a favore del Napoli, il fallo su Osimhen. Kvaratskhelia sul dischetto, i fischi, Kvaratskhelia, parata di Trapp, un calcio d'angolo, conclusione angolata, ma Trapp ci arriva, magari non perfetta. Da rivedere, occasione sfumata per il Napoli, la Kvaratskhelia con il destro, però Trapp si è tuffato bene. Sì, è andato prima, ha indovinato l'angolo. E questa partita sarebbe stata un'altra gara con quel rigore, perché si apriva la scatola. Peccato, però ecco, la chiave l'hanno trovata. Lozano che cambia il movimento, non fa il solito sulla fascia, taglia in mezzo al campo, e Di Lorenzo che di prima non serve sulla corsa, palo e poi calcio di rigore. Grande azione comunque del Napoli con l'inserimento di Lozano, veramente a mille all'ora, sfortunato il Napoli con il palo, e poi bravo Trapp, magari non perfetto sull'esecuzione dal dischetto. Kvaratskhelia, resta lo 0-0 e può correre l'Eintracht sulla sinistra, si fermano però i giocatori di Glasner, arriva Lobotka, anticipo perfetto, superbo, poi il lancio sulla fascia per Lozano, con la possibilità di correre ancora Lozano, Osimhen, rete! Ha segnato il Napoli con Osimhen che salta i tabelloni pubblicitari e va a prendersi l'abbraccio di tutto il settore ospiti in contropiede, lo spazio, ma Lozano ancora una volta ha lasciato lì tutti e poi ha messo questo pallone in mezzo soltanto da spingere in rete per Victor Osimhen, che porta in vantaggio il Napoli alla 40esimo. Eintracht 0, Napoli 1. E guarda, poi quando da avversario tu fai la partita perfetta, però poi sbagli e concedi il minimo indispensabile, questa squadra ti punisce. Lobotka, Lozano, in 4 secondi sono arrivati dentro l'area di rigore, e poi Lozano con un fiuto terribile, micidiale, del gol. Posizione regolarissima. Bella. E adesso... Come si doveva affrontare questa squadra e come si deve affrontare una squadra così, e quando ti concedono, però non devi avere calcoli. A mille all'ora devi attaccare la porta, l'ha fatto il Napoli, perfetto. Osimhen, cantano non soltanto i tifosi nel settore ospiti, ma ce ne sono tantissimi, magari arrivati anche da altre parti della Germania, proprio qui in tribuna. Per il pallone l'Eintracht, ancora Osimhen, e un'altra rete di Osimhen, ma c'è fuori gioco, vediamo, sì, tutto da rivedere. Alza la bandierina il secondo assistente dell'arbitro, Osimhen era andato dall'altra parte a esultare, verso la bandierina, tutto da rivedere, però ancora una volta come era andato bene in velocità, sì, sempre dalla stessa parte il Napoli. Sì, fuori gioco netto, sono 4 metri. Ah, si sono spaventati gli avversari, si sono spaventati. Max, che non ha sbagliato nulla fino ad ora, Buta che poi ha permesso al Napoli di andare sul dischetto del rigore, stanno crollando un po' di certezze in campo tedesco. E sempre una parola buona, un gesto sempre positivo, e stranamente per i giocatori con quelle caratteristiche, ne abbiamo altri di esempi che quando non ricevono la palla nel momento giusto, al posto giusto, quando la palla è un po' più lunga, insomma i musi lunghi si sprecano, lui ha sempre un gesto di affetto per i propri compagni, e crea veramente un'atmosfera particolare intorno a sé. Poi ha queste grandi caratteristiche che lo rendono uno dei più ricercati attaccanti europei.
La forza del Napoli, al di là dei gol di Osimhen, questa unità, lo spirito di gruppo, ne parlava anche Di Lorenzo, trovava analogie il capitano del Napoli con il gruppo azzurro degli europei del 2021, Kvaratskhelia in mezzo, progressione, poi ancora Anghisa per Kvaratskhelia, colpo di tacco per Di Lorenzo, la piazza in rete con il sinistro, angolatissimo, e il Napoli raddoppia, altra grande azione, Kvaratskhelia, il colpo di tacco Di Lorenzo, vede l'angolo lontano con il sinistro, Napoli ancora celestiale, è il raddoppio a Francoforte, Eintracht 0 Napoli 2, 21esimo nella ripresa. Kvaratskhelia a sinistra, Di Lorenzo dentro l'area di rigore. Queste sono le doti di una squadra che ha tanta convinzione. Tanta convinzione, ci vanno sempre, sanno dialogare nello stretto, hanno la palla lunga, però si muovono sempre in funzione e sapendo che la palla arriva. E se qualora questa palla non arriva, hanno creato i presupposti perché questa palla arrivi ad un compagno meglio piazzato. E che assist quello di Kvara, di tacco per l'inserimento di Lorenzo, ha aperto il campo, tutto quello spazio lì, Di Lorenzo però bravissimo, freddo nel piazzare il pallone, lì angolatisca sulla sinistra, su in mezzo e poi ancora dall'altra parte, stesso palla però di natura e di spessore diverso quello dell'Eintracht, che prova a mettere un pallone in mezzo, ancora una volta Kim l'anticipo, vediamo se c'è la possibilità di andare in contropiede per il Napoli con Politano, non lo assecondano i compagni, resta soltanto lì Simeone. Politano allora è costretto a fare tutto da solo, però poi non serve Zielinski che si stava inserendo, va dall'altra parte da Elmas, uno contro uno, colpo di tacco per Olivera, lato corto dell'area di rigore, cross, e Simeone che viene anticipato da Jakic che allontana il pallone ancora una volta tra i piedi di Lobotka, ancora Olivera, la chiude così il Napoli con questo possesso palla avvolgente e direi indiscutibile, Beppe. No, ma è stata una partita, hanno reso facile una partita che poteva sembrare complicata all'inizio, ma poi l'hanno gestita veramente da squadra di grandissimo spessore, matura, sempre presente, ma poi anche in campo, vedi, è facile poi quando vince, quando c'è euforia, ma il linguaggio, come si guardano, come si parlano, i messaggi positivi, Osimhen in testa che applaude sempre. Io non so se hai notato prima, Simeone ha fatto 60 metri di campo quando hanno perso la palla al limite dell'avversario per andare a coprire un avversario che stava attaccando la porta. Con queste caratteristiche vai lontano, se poi hai tanta qualità come hanno loro, diventano veramente delle rotture di scatole affrontare Napoli. In Italia ormai è mai risaputo, ma all'estero cominciano ad essere veramente noiosi. Momento per momento intanto, perché comunque ci sono delle vittorie da assaporare per il Napoli, per Spalletti, per tutti i tifosi che sono arrivati fino a qui, fino a Francoforte, sforzi e impegni anche economici ripagati, e finisce qui la partita, vediamo, no, cioè, finisce proprio qui, sì, non c'è fallo, c'è la vittoria del Napoli, si abbracciano i giocatori del Napoli lì in panchina, ha vinto e meritatamente la squadra di Luciano Spalletti, altra grande dimostrazione di forza, ha vinto per 2-0 il Napoli contro l'Eintracht alle reti nel primo tempo. Al 40esimo Osimhen, 5 minuti prima Kvaratskhelia aveva sbagliato un calcio di rigore parato da Trapp, ma poi Kvaratskhelia nel secondo tempo protagonista, assist di tacco sublime per il gol del raddoppio di Lorenzo. Al 20esimo Napoli batte Eintracht 2-0 nell'andata degli ottavi di finale il 15 marzo, il ritorno alla Maradona. Grazie a Beppe Rossena per i suoi